Bombardamento oggi dietro. Sì, ce l'aspettavamo, sapevamo che venivamo a fare una partita di questo tipo. Abbiamo preparato in settimana proprio per questo tipo di partita e siamo stati bravi fin dal primo minuto ad interpretare la gara. Tu comandi un po' la difesa, perché sei capitano, perché sei perfetto per tanti motivi. Sì, cerco di dare delle indicazioni e poi comunque ci aiutiamo tutti di conseguenza l'uno con l'altro. Siamo... A questo punto avete cambiato il modo di difendere. L'abbiamo provato anche questo modulo, l'abbiamo già riprovato, quindi penso che siamo già a buon punto, no, del campionato, dove possiamo giocare sia con la difesa 3 che con la difesa 4, quindi abbiamo interpretato bene la partita tutti insieme a livello difensivo. L'istantanea di questa vittoria forse è quando tu a una delle ultime conclusioni del Fano ti sei girato verso la curva e hai incitato la porta. Sì, io mi carico così, cioè quelli sono dai, un po' i nostri modi, no? Di noi difensori che magari abbiamo meno gloria perché non facciamo gol, però quando riusciamo a portare a casa il risultato, non subire gol, ci rende felici. Quindi. Comunque oggi ci hai provato a fare gol, sicurissimo. Sì, sono scivolato malamente, però va bene, dai. Può capitare. Senti Alex, oggi la partita è da combattimento, io dico, no? Quindi tu sei un combattente e ti sei prevalso, però a un certo punto ci hai fatto prendere uno spavento su quella palla, sì, che ti sei dimenticato. Che è successo? Dici? Ero convinto di essere rimasto da solo e non ho sentito uomo solo così, ho avuto... I tuoi compagni non te l'hanno chiamato? Ho avuto 3 secondi, un attimo di fuoco e fiamme, però... Mi dispiace, però dai, penso che l'abbia rimediata lo stesso. Va bene. Ci abbiamo chiesto praticamente a tutti domani che risultato speri nella partita. Non voglio fare calcoli, non voglio dire niente. Vediamo domani. Posso?